ciò che vuole l'uomo saggio e virtuoso e che è il suo scopo è lo scopo finale dell'umanità. L'unico scopo dell'esistenza umana sulla Terra non è né cielo né inferno, ma solo l'umanità che quaggiù portiamo in noi e la sua massima possibile perfezione. Diversamente da questo, nulla conosciamo e ciò che noi chiamiamo divino, diabolico, bestiale, null'altro è che umano. Quanto non è contenuto nello scopo della perfezione più grande possibile, quanto non si riferisce ad esso o non ha rapporto con esso, né quale parte né quale mezzo, non può costituire lo scopo di nessun uomo. E l'uomo saggio e virtuoso non può proporselo come scopo, sia nel caso più generale che in quello più particolare. Ciò che sta sopra o sotto all'umanità giace anche fuori della cerchia del suo pensiero, dei suoi sforzi, del suo agire. In una qualsiasi misura, quello scopo viene alla luce in tutti gli uomini, senza che essi chiaramente lo pensino e lo perseguano di proposito, semplicemente per via della loro nascita. E viene pure conseguito mediante la loro vita nella società. Sembra come se non fosse il loro scopo, bensì uno scopo unito a loro. Ma l'individuo cosciente lo pensa chiaramente, esso è il suo scopo ed egli se lo pone come meta cosciente di tutto il proprio agire. Come viene perseguito nella grande società umana? Forse tutto opera in suo favore direttamente e senza deviazioni, con forze associate? Non pare. La società non pensa né lavora con la chiarezza e con la consapevolezza proprie dei singoli saggi. Su lei pesano le colpe del mondo e, occupata com'è di questi peccati, essa ha appena il tempo di lavorare per una posterità che a sua volta avrà da lavorare per un'altra. Essa deve sostenere la sua gran lotta con la natura ostinata e col tempo infingardo. Vuole acquistare vantaggio su entrambi e, intanto, la sua attività è sottoposta ad una condizione svantaggiosa ma inevitabile. Essa ha diviso in parti l'insieme dell'evoluzione umana, se ne ha distribuite le varie branche e attività e a ciascuna condizione sociale ha assegnato il suo campo speciale di collaborazione. Come in una fabbrica si risparmiano tempo e spese se il singolo operaio per tutta la sua vita fa soltanto quella data forma di molla, di chiodo, ruota o recipiente, dà soltanto quel dato colore, sorveglia e guida solo quella data macchina. E ciascun altro del pari per tutta la sua vita esegue tal'altra forma di lavoro, che da ultimo riunisce in un tutto un capomastro sconosciuto a tutti loro? Ugualmente procedono le cose nella grande officina dell'evoluzione umana. Ciascuna classe lavora e produce alcunché per tutte le altre, oltre a ciò che ciascuno dovrebbe fare per la propria parte e per la sua stessa persona. E quelle producono, alla loro volta, anche per lui, ciò a cui egli non ha tempo né attitudine, ben altrimenti occupato, per il proprio benessere. Alla salute e al perfezionamento del tutto guida ogni opera dei singoli
l'invisibile mano della provvidenza. Così il dotto discende nelle profondità dello spirito e della scienza per evocare alla luce ciò che alcune epoche dopo sarà a tutti facile ed utile, mentre il contadino e l'operaio lo nutrono e lo vestono. L'impiegato dello Stato fa valere il diritto, che senza di lui dovrebbe applicare la comunità stessa, e il guerriero difende l'inerme che lo nutre contro la potenza straniera.